se si è sentito un po' più la tensione di questo esordio. Io ho sempre detto che le prime partite in casa sono sempre quelle più difficili da giocare. Poi è venuta una signora squadra, quindi il resto ha fatto il suo gioco, insomma. Siamo stati per tre quarti di gara scarichi mentalmente, poi nell'ultimo quarto abbiamo reagito un po' per orgoglio, un po' perché, vuol dire, non potevamo soccombere così, siamo arrivati fino a meno due. Però quando fai queste cose non è che alla fine se sei fortunato vinci, se no, vuol dire, è giusto anche che loro l'hanno meritata e noi no. Comunque l'andamento della partita, almeno per una buona parte, vi ha visto veramente in difficoltà anche con alcune palle proprio che erano giocabilissime. Quando hai che ti va un po' la giornata storta, un po' non ci sei mentalmente e quant'altro, si incombe in queste partite. Era la prima di campionato, sapevo che c'era una difficoltà della prima partita in casa e chi va fuori casa gioca molto tranquillo, e sono quelli che giocano in casa che devono vincere a tutti i costi. Adesso una settimana intensa, poi la prima trasferta in terra campana contro il Sarno. Sì, abbiamo un'altra squadra che non è male, insomma, il Sarno, non ce la dobbiamo andare a giocare tutti, però dobbiamo andare con un'altra mentalità, non come stasera, perché sennò non arriviamo lontani.